Buongiorno, bentrovati, benvenuti, eh, sono tempi di guerra, lo diciamo, siamo al quinto giorno di bombardamenti sull'Ucraina e eh, adesso noi parliamo invece di cose diametralmente lontane in prima, insomma, insomma quello, quello che si vede meglio è Manuel Vimercati e sotto di me c'è il mio collega, saluta! Ciao, ciao a tutti! A tutto bene no si sì, siete abbastanza bene dai prima di partire però come al solito la sigla <totiposanica> <tiposanica> Eh, chiaramente è sempre colpa di Gianotti, quando qualcosa non è <ride> colpa sua perché <ride> ha schiacciato il tasto che non doveva. Questo, no, questo qua, siccome già siamo partiti male, no? Cioè siamo in ritardo e tutto quanto e non stiamo mettendo a, a, nos, a proprio agio il nostro ospite. Emanuele Mercati, dottorando in computer science all'università. Cocca che dovevamo presentarlo prima di far partire la sigla, aveva fatto una serie di errori cioè, drammatici. Prima si bravo poi si fa partire la sigla e non si fa partire due volte di seguito. Cioè, è cosa fondamentale. Te, no? Allora, tol ti tolgo, ti tolgo, insomma, dal, dall'imbarazzo. Noi mm. abbiamo voluto fortissimamente Manuel Vimercate, che è stato selezionato dal Master in Computer Science della Bicocca, dove noi abbiamo collaborato anni addietro come infodata, anche perché si occupa di un argomento, secondo me, molto bello e molto interessante, che è la eh, data semantic. Allora, siccome noi in questo contesto dobbiamo spiegare bene le cose... Spiegaci bene che cosa stai studiando, chiaro proprio, tante metafore, tanti esempi. Guarda Gianotti, quando vedi che c'è lo sguardo che pensa ad altro, ecco allora non, non, non stiamo capendo. Per cui, cioè, tu concentrati sullo sguardo di Gianotti. Siamo vecchi, bello, un po' come tu parleresti a, a tuo nonno <ride> a un nonno esatto, cioè, alla esatto. nonna. Immaginati cioè, il pranzo di Natale che la nonna ti chiede: Vabbè, ma cos'è che fai, eh. e tu non è che gli puoi ma dire, dire all'università no, fa... di tutte eh, Faccio Quindi machine learning creare. applicato. Ecco, non gli puoi dire faccio machine learning applicato no. al linguaggio naturale no. per trovare no. dei sistemi no. semantici in grado di prendere delle decisioni. Ecco, questa cosa qua non la puoi dire. No, 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 okay. avete, evocato, avete evocato una situazione abbastanza comune nella mia vita, tant'è che ho imparato a cambiare risposta a ogni persona che me lo chiede così per rendere un attimo tutto più divertente. Per essere anche Ad più adesso simpatico Adesso dici gioco, no? a, calcio. La vita. <ride> gioco a calcio. Io gioco a calcio. Io gioco a calcio quello. Io io Dovete di io... No, allora, eh, io sono inserito all'interno del laboratorio di intelligenza artificiale qua in Bicocca. L'intelligenza artificiale è un dominio molto ampio e io in primis, cioè, no, io all'interno di questo laboratorio mi occupo di linguaggio e quindi di comprensione del linguaggio scritto, per, eh, quindi a partire dall'inglese principalmente, e quindi come estrarre, cioè come permettere a modelli automatici di estrarre informazione dal linguaggio e eh, come analizzare questo linguaggio per capire di più su chi l'ha scritto. Questo l'ho già detto in modo un po' criptico, e semplicemente tentiamo di mimare quello che chi ci sta ascoltando adesso sta facendo. Cioè, ascolta le mie parole tramite la lingua, che è l'italiano, e in modo automatico, in modo in cui, eh, si in, cui, eh, viene in cui si apprende durante la vita, dalle mie parole riesce a capire quello che sto dicendo. Questo non è per niente banale. Non è per niente banale, perché noi, come umani, ci mettiamo. Non so, 5 anni a riuscire a parlare e poi altrettanto, poi magari 10 per studiare la lingua e parlare bene. E... Anche, anche, anche 50 nel caso di Gio esatto, cioè, io, io sono, sto parlando del best case scenario, no, però è è esatto. ci sono anche esatto. il, il worst case scenario, è quello che ancora adesso <ride> ha qualche difficoltà con i congiuntivi, però vabbè sono e, così però, importanti della E Noi comunque ci siamo evoluti per avere una buona eh, predisposizione a imparare il linguaggio, che durante l'evoluzione è stato il nostro eh, asset principale per sopravvivere. La sto mettendo giù così complicata per rendere no. un pochino l'idea di quanto può essere complicato per un sistema automatico, che non è pensato per quello, è pensato per viaggiare su un'elettronica, un è, è pensato per aiutare le persone in un modo prestabilito, non sicuramente per comprendere il linguaggio che neanche... Diciamo che... Il linguaggio, dimmi se dico una stupidata, eh, hai veramente, cioè, basta che non mi insulti in diretta, però no, per il resto puoi me. alzare sopra la Però insomma il linguaggio è una delle caratteristiche che distingue l'uomo dagli altri esseri viventi, è una delle tante. Nel caso delle, delle macchine, cioè far eh, imparare le macchine a parlare e a comprendere quello che diciamo, eh, vuol dire dividere il processo di apprendimento in tanti piccoli passaggi. Esattamente. Okay. Qual è il passaggio dove siamo arrivati finora e qual è il passaggio più complicato per una macchina? Cioè, cos'è la cosa che fa più fatica a capire? Ok, eh, opinione personale: nel senso, in questo, cioè, questo è un dominio di ricerca che è in continua evoluzione e è stato rivoluzionato recentemente, quindi una decina d'anni fa, e quindi non c'è una risposta fissa a questa domanda che è la domanda fondamentale. Eh, dal mio punto di vista, il passo più complesso è stato ed è ancora il primo, cioè per, capire del per parlare un linguaggio dobbiamo stabilire delle parole e delle regole. E capire il senso delle parole, quindi fissare il significato di ogni parola, è una cosa molto complessa, anche perché noi, in primis, come esseri umani, quando impariamo a parlare, non impariamo leggendo il dizionario, ma perché? Perché magari non sappiamo leggere a quell'età prima di tutto, ma perché il dizionario ci spiega le parole utilizzando altre parole. E se un bambino non ne conosce neanche una di parola, è impossibile che possa imparare <ride> basandosi su qualcosa che non conosce. E questo che sto descrivendo è esattamente lo scenario di un modello a cui, diciamo, a cui vogliamo insegnare boh, le prime 100 parole più utilizzate in inglese però per insegnarle dovremmo utilizzarne altre. Questo è stato il primo scalino eh, che si è dovuto fare ed è stato uno scalino abbastanza alto, eh, perché ci si è chiesti come eh, insegnare un qualcosa senza cioè, in un modo che noi non utilizziamo. Ma infatti non so se hai letto la, la notizia di una settimana fa, Mark Zuckerberg è uscito allo scoperto. E nel presentare le tecnologie di intelligenza artificiale che muoveranno e che governeranno il suo metaverso, ha parlato di questo traduttore universale. E ricordiamo che, insomma, di, di software che traducono text to speech, cioè dal, dal testo. Alla, alla, al parlato e il contrario ce ne sono tanti in giro da google microsoft tutti fatti chiaramente da, dalle grandi piattaforme digitali ma non solo e insomma loro hanno, hanno detto noi riusciremo a fare una cosa che gli altri non sanno fare cioè insegnare permettere all'intelligenza all artificiale ad apprendere una lingua senza la grammatica, cioè senza prima tradurla in linguaggio scritto, il che li libererebbe, permetterebbe a questo traduttore universale fantomatico su cui stanno lavorando, eh, di, per esempio, di, di capire e di tradurre simultaneamente anche, non solo dalle solite, dal cinese, l inglese, l'italiano, eccetera, ma anche da lingue parlate eh, di cui non che loro dicono essere il 20% di tutte le lingue del mondo, che finora non hanno delle traduzioni automatiche. Ti convince questa, questo annuncio? È qualcosa eh, a cui stiamo arrivando, su cui voi eh, ricercatori state lavorando? Allora, è sicuramente molto ambizioso, eh, però non è così lontano da come una parte della letteratura vede il problema. Nel senso anche per noi il linguaggio è un mezzo per esprimere concetti che abbiamo in testa, ok? Che chiaramente siamo abituati da tutta la vita a esprimere con, con il linguaggio, quindi è anche difficile rendersi conto dove finisce l'idea e inizia il linguaggio. Perché anche quando ragiono io con me stesso, per ragionare utilizzo il linguaggio e quindi è, è un po' confusa, la, non c'è una linea di demarcazione, eh, però Uh, questo può essere utile ragionare quando si vuole parlare in un'altra lingua, quando si parla in una lingua che non è la propria lingua primaria, magari si sa cosa si vuole dire ma non si riesce a dirlo e quello è il passo che manca tra il concetto che si vuole esprimere e le regole per esprimerlo, intese come sintassi, intesa come uh, regole uh, di, di grammatica, intesa come parole, ok? Che è quello che Luca tu dicevi, beh, che ha detto Mark Zuckerberg, quindi... Uh, non è, è un'idea un aliena, nel senso è una cosa che si ricerca perché appunto uh, le persone hanno un modo di ragionare che deriva dall'evoluzione e il linguaggio è arrivato dopo, però il come si hanno le idee in testa in, in teoria è, uh, va oltre il linguaggio, non è che uno, un madrelingua italiano pensa di, in modo esattamente diverso da un madrelingua francese o un madrelingua inglese. Poi se cambiamo molto la cultura può essere che anche que, queste divergenze anche di pensiero ci siano. infatti mi sto Ma, ma, è, ehm... ma è questa la cosa più difficile, che in questo, la sfida più grossa che state portando a casa? Cioè mh, permettere a eh, traduttori o a software che, che, di, di apprendimento automatico, di machine learning, di eh, capire e tradurre istantaneamente? O sono altre le sfide? Mm. Allora, l'importanza di una sfida dipende dalla ricaduta che ha sulla, sulla società. Nel senso, avere un traduttore che funziona molto bene, tra l'altro, ce li abbiamo, eh, ce li abbiamo per le lingue maggiori, ma quello sarebbe sicuramente molto utile. Un traduttore in tempo reale che permette a un turista di, di andare in ogni posto e riuscire a capirsi, permette a un lavoratore di, di lavorare con chiunque. E adesso, se si pensa all'inglese, dall'inglese all'italiano si può già fare questa cosa, esistono, cioè, il traduttore di Google ti permette di inquadrare, tradurre, ti permette di parlare. Quindi diciamo che in, in questo reale. momento il lavoro di interprete d'inglese non è la scelta migliore per uno studente. E questo invece, secondo me, sì, ne serve ancora, Vai. perché eh, quello che manca in tutti i modelli automatici basati sul linguaggio e non mi allargo perché non posso allargarmi, è la contestualizzazione. Un traduttore, una persona che ha studiato traduzione, è cresciuta in un contesto sociale e riesce a riconoscere le differenze del proprio contesto sociale, della propria lingua, rispetto al contesto sociale della lingua da cui sta traducendo. Cioè, un traduttore che traduce un testo dal cinese all'italiano. Per tradurlo bene deve conoscere la cultura italiana e la cultura cinese e capire come il concetto espresso in cinese deve essere riportato in italiano. E questo vale per qualsiasi cultura, per qualsiasi cambiamento di lingua. Questo tipo di ragionamento e di conoscenza e di ragionamento organico che una persona con esperienza e con uno studio riesce a fare non è minimamente mimabile da, una, da un approccio automatico. L'approccio automatico si... Sì, Limita, e dico, dico limita tra virgolette perché ci sono voluti decenni di ricerca per arrivare a questo, a questo punto a eh, dare la traduzione che è la più probabile, la più probabile inteso come termini utilizzati e struttura della lingua, struttura della lingua, quindi rispettando le regole grammaticali. Quindi, e quindi se ho capito bene, volendo semplificare per me Gianotti, che lo vedo, lo vedo non frizzato, ma come se fosse frizzato, eh. Cioè, leggiamo che in questo momento questo fantomatico su cui tu non ti vuoi esporre perché non vuoi eh, metterti in, contratto, in contrasto con Facebook, po tradurre potrebbe anche arrivare a tradurre, però non capisce le battute, non capisce esatto, il, esatto, il, esatto. Le, i, i doppi sensi, non capisce eh, alle volte anche le, le provocazioni o, o magari il modo di dire. O magari utilizza solamente un termine quando potrebbe utilizzare dieci sinonimi, che sono uno adatto in ogni situazione, in ogni contesto, utilizza sempre lo stesso. Cioè, utilizza casa e abitazione, utilizza solo casa. Per magari in alcuni contesti è più giusto utilizzare abitazione, per esempio. Diciamo che ad oggi, in un'ipotesi di meta, scusate sto sul metaverso perché sono cose che, che colpiscono l'immaginario comune quello di che odia tutte queste cose però cioè in un in un eh, mondo diciamo virtuale dove io incontro un eh, non so un kazako, no ci parliamo se ci diciamo cose molto semplici potrebbe anche andare se proviamo a insomma a, a raccontare a ognuno il suo paese quello che succede la cucina e magari abbiamo anche l'ambizione di strappare, di fare una battuta, ecco lì diventa un casino. Diventa un a... po', cioè, ci si può fidare di meno di quello che si legge dalla traduzione. E poi, eh, hai bisogno no. dell'amico, dell'amica traduttore che esatto. arrivi e dici: Guarda, io volevo <ride> fare una battuta su questo, e ti guardi e dice, no, no, <ride> devi dirlo in un altro modo. Questo siamo. E, e, e non ho esatto. citato l'altro problema, che è grandissimo, che invece ha citato Mark Zuckerberg, da come me l'hai riportato, che è la carenza di dati per gran parte delle lingue. perché le lingue nel cioè sono diverse centinaia, le lingue molto parlate sono penso nell'arco di, di, di una decina e quindi per queste lingue maggioritarie nel mondo ci sono tanti documenti, ci sono social network in quella lingua, ci sono libri, ci sono libri di testo, pubblicità, eh, comunicati stampa in grande quantità e questo permette ai modelli di avere tanti dati per apprendere quelle eh, probabilità, diciamo. Che gli servono per funzionare. Per il Kazakistan non penso che valga lo stesso, per la lingua kazaka, per i dialetti della lingua kazaka non penso che valga lo stesso. E eh, l'ambizione, eh, che ha detto eh, Mark Zuckerberg, è appunto di avere un traduttore da ogni lingua per ogni lingua. Ma questo è molto difficilmente ottenibile se ci si basa solo sul testo. Perché, appunto, tante lingue sono in via di estinzione non hanno, magari, magari, non hanno neanche documenti scritti perché sono solo orali. E avere un sistema indipendente, indipendente dalla grammatica e dalla sintassi probabilmente si intende quello. Però bisogna vedere come lo fanno perché, cioè, il, appunto, è molto ambizioso. L'altra cosa che non si considera è che. Tante volte, se si va magari sul Google Traduttore, sto facendo un esempio, magari l'esempio che faccio non funziona espressamente così, però ogni tanto mi sono accorto che funzionava in questo modo, se io traduco, non lo so, dal giapponese al francese, può essere che dietro ci sia una traduzione dal giapponese all'inglese e dall'inglese al francese. E perché? Perché chiaramente ci sono più dati che sono paralleli tra giapponese e inglese rispetto a dati tra giapponese e francese, quindi è più comodo passare per la lingua più parlata al mondo. Questo però introduce un ennesimo caso di complessità e, e se si fa un errore nella prima traduzione verso l'inglese, questo errore verrà propagato e se lo mettiamo nei termini che ho discusso prima della contestualizzazione, lì c'è un problema culturale doppio, quindi dalla lingua originale verso l'inglese dall'inglese verso la lingua finale. E sono cioè parlando di traduzione, che tra l'altro non è quello di cui mi occupo, quindi eh, ne parlo in questi termini, ma sicuramente ci sono altre cose che sto trascurando, più sottili. Uh, questi sono i problemi più grossi. Sì. Okay. Una, una cosa: come se in questo momento che cosa, su che cosa state studiando voi? Cioè, qual è il tuo campo specifico di, di, di studio? Ok, appunto, come. Penso come che ho detto... Ci hai fatto capire che è, è piuttosto ampia. Non è la traduzione, <ride> Preto, non è la Ok. No, beh, cioè, nel senso, chiaramente queste cose le ho dette perché, cioè, diciamo, non è che sono tenuto a saperle, però le ho imparate durante lo studio. Cioè, comunque mi interessa la lingua. Da, da come ne ho parlato, penso che si capisse. Cioè, mi interessa la lingua e i lavori che riguardano la lingua in, in tante accezioni, non solo in quello di cui mi occupo tutti i giorni. eh però appunto quello di cui mi occupo tutti i giorni eh, si divide in due filoni. Noi stiamo seguendo, io sto seguendo due filoni, poi il mio supervisore ne segue molti di più di due. Eh, quelli che sto seguendo io sono appunto eh, l'estrazione di informazione a partire da frasi. Quindi, se c'è una frase in cui viene detto eh, Barack Obama è andato a New York, per esempio, un conto è capire le parole, un conto è che chi ha ascoltato questa frase quando ha detto Barack Obama non ha pensato a un Barack Obama generico come ha pensato all'ex presidente, e New York ha pensato a New York City. Ma io potevo intendere New York State, per esempio. E se già c'è un'ambiguità nel chi mi ascolta, che è una persona con un cervello e che la lingua la conosce, quando si parla di modelli automatici, è ancora più complesso riuscire a fare degli agganci da delle parole scritte da qualche parte, verso. Elementi del mondo reale come può essere Barack Obama e New York City e New York State. Perché è comodo fare questi agganci? Perché se abbiamo una risorsa web in cui è descritta la città di New York possiamo avere delle informazioni e quindi eh, cioè, comprendere meglio quello che è stato scritto. Se invece non ce l'abbiamo sappiamo solo che è il nome di una città. Questa è la parte un po' meno divertente da dire. La parte più divertente è lo studio della lingua e di come la lingua è cambiata. E lo studio del quindi di come l'utilizzo dei termini nel tempo è cambiato, per esempio esemp ci sono tanti esempi classici, per esempio Amazon, prima degli anni 90 erano le Amazoni e l'Amazonia, dopo gli anni 90 continuano a essere le Amazoni e l'Amazonia, ma diventa anche l'azienda. Lo stesso vale per Apple, lo stesso vale per Windows, lo stesso vale per tantissime eh, nelle marche utilizzando i marchi è molto semplice avere dei prezzi. Quindi Bill Gates non è Guglielmo Cancelli. Per dire, sì, non è più gli... esatto. Eh, ma que genere. questo, al di là dell'essere una cosa curiosa, perché è interessante studiarlo? Perché, come è successo negli anni 90 e negli anni 2000, con la fondazione e, la, il, e, e il fatto che queste aziende sono diventate famose, hanno iniziato a comparire sui giornali, eh, sta continuando a succedere. Quindi una parola che oggi è comune, domani potrebbe essere il nome di un marchio. Questo vuol dire che un modello addestrato nel 2022, quella parola la conosce solo col suo utilizzo comune. Nel 2030, quella parola è diventata un marchio e il modello rimane indietro perché non conosce quel significato specifico. E quindi lo studio del cambiamento del linguaggio nel tempo eh, mira ad anticipare questi fenomeni. Che, okay. che è quello che ci hai preparato in questa che presentazione Mexico, o, che è questo ok per esempio l'esempio più classico è la parola ah, gay no. di come è mm. cambiata nel nel, nel nel ventesimo secolo eh, si hanno cioè gay veniva utilizzata come aggettivo all'inizio del novecento e infatti qui nel, nel grafico c'è la posizione della parola gay quando viene quando viene appresa da testi che arrivano dal 1900 e si vede che è simile ad altri aggettivi, con l'andare avanti degli altri, si è notato un cambiamento di lessico nella società occidentale, che, inglese in questo caso anche americana, eh, che ha iniziato a utilizzare gay come sinonimo di omosessuale. E quindi eh, questo ha portato a far sì che. La, la rappresentazione della, del termine gay all'interno di tutti gli altri termini si allontanasse dagli aggettivi, dagli aggettivi inteso come ehm, aggettivi neutrali, ma si avvicinasse a degli aggettivi che hanno una accezione legata alla sessualità. E... Io... Sì? Io ho una domanda. Questo percorso, poi dopo ti lascio andare avanti a esporre. secondo te sarà anche se non è già adesso prevedibile? Cioè è possibile provare a spostare in avanti questa lancetta e dire nel 2050 cosa potrà accadere? Esistono dei modelli, degli studi che, come dire, nonostante l'evoluzione attuale del lessico, alcune parole sarà più probabile che vengano introdotte. Faccio un esempio che a me sempre diciamo, sta colpendo parecchio, è l'uso della ceva. A, a termine delle parole no. per indicare un genere neutro questo è diciamo alcuni lo vedono come una introduzione artificiale nel nostro lessico no altri invece come un tentativo di provare a cambiare la lingua a, a come dire, spostare i termini a scrivere nuovi termini non si sa se questa cosa prenderà piede oppure no se questa cosa riuscirà a superare le nostre bolle oppure diventerà di uso comune ma ecco, eh, si sta studiando, c'è una capacità predittiva per capire quando e se questi fenomeni cominciano ad essere, questo ovviamente è riferito alla lingua italiana, magari in inglese esistono cose molto più complesse, iniziano ad essere un fenomeno diffuso, consolidato, quando si cresce, cioè se il passato ci può insegnare a capire quando un termine... Eh, diventa molto più stabile nella lingua fino ad affermarsi, ad affermare un concetto. Insomma. Questo che hai domandato è esattamente lo scopo della linea di ricerca che noi, eh, a cui noi siamo interessati. Eh, senza saperlo, vedi Luca, che ogni ma tanto vale. faccio anche io delle domande interessanti, per poi mi cazza mi dice che sono, sono domande lunghe, noiose, no, no, non c'entrano niente. Una, hai fatta una e c'entrata. Ma, no, ma infatti adesso se fossi in te, spengo lo schermo e scappo via. Non è che io, cioè, basta, basta. La, Lasci, capito, un, un ricordo indelebile così. Cioè, appendo i guantoni e... al chiodo con la cintura da campione del mondo così... <ride> esatto. Sì. Perché, appunto, chiaramente l'interesse è sì guardare al passato da un punto di vista storiografico, però c'è già chi studia queste cose, le studia sui libri, le studia con un ragionamento. Quindi studiarle in modo automatico è, per, per noi è semplicemente un modo per vedere se riusciamo a farlo anche in modo automatico. Perché? Perché questo tipo di studi richiedono materiale, richiedono anni. Invece, eh, capire se una parola sta cambiando di significato da un mese all'altro. Uh, potrei fare degli esempi, ma sono un po' controversi. <ride> e, um, è utile anche solo per adattare i modelli automatici, fare con, far sì che continuino a, a funzionare nello stesso modo o dirci qualcosa della nostra società per vedere se appunto l'utilizzo della SVA ha funzionato. Si può vedere come i termini che la utilizzano i termini che non la utilizzano si spostano nel tempo. Ok, quindi qui questo è esemplificato chiaramente, e nell'esempio ci sono. Diverse frecce che sono grosse, ma queste possono essere divise in frecce un po' più piccole, eh, che mostrano il cambiamento, non lo so, anno per anno, poi dipende dalla granularità che si vuole analizzare. Eh, per, mi permetto di fare un appunto su quello che ha detto Andrea. Eh, tu hai detto, per l'italiano è molto interessante, potrebbe essere molto utile farlo, per l'inglese forse già esiste. No, neanche per l'inglese. No, no, però... dico, non lo so, cioè devo dire no, che cioè... il tuo campo di applicazione è comunque. Sia... Sta... La lingua eh, inglese no, l'Italia conta è poco so. rispetto al totale di cui parlate. Principalmente è una questione di dati: nel senso, se avessimo i dati in italiano com come li abbiamo in inglese, eh, sare saremmo allo stesso punto, e, però non c'è un modo eh, condiviso dalla comunità scientifica per fare questo tipo di analisi e dire: OK, la parola che nel 2022 cambierà. Nel 2022 cambierà è questa. Okay? ci sono diversi studi e È un po' il bello, nel senso che ognuno fa le sue proposte e vediamo chi vince Ma comunque, peccato perché proposta... sarebbe stato un bellissimo titolo per un articolo. No, Luca. La parola del 2022 sarà. Eh, eh, studi se ne possono fare. Non, non si ha la sicurezza di aver ragione, però, studi si fanno e magari e ci, ci si ci prende. Si Ma in invece tu che studi stai facendo nello specifico? Cioè, qual è il tuo. La tua tesi di dottorato su che cos'è? Se non è una cosa che poi ci fa esplodere il cervello: è, è molto tecnica, vedo che manca, fidati, fidati sì. delle nostre capacità. Che, se ci vedi per strada ci dai. Ci, ci puoi, però invece, insomma, okay. no, allora, la mia tesi di dottorato è più legata alla prima cosa di cui ho parlato: quindi all'esempio di Barack Obama in New York City. Eh, in quel caso io ho parlato di passare dal linguaggio, a, a, quindi dai termini utilizzati in una frase, a una rappresentazione di oggetti nel mondo reale, cioè la persona Barack Obama su cui tutti concordiamo, che è l'ex presidente, e la città New York City, su cui tutti concordiamo, che è la New York City più famosa, perché magari ce ne sono altre, ma quando io la dico senza specificare che intendo quella, tutti capiamo che intendono quella. Per facilitare questo, questo meccanismo che già di per sé è complesso, Uh, ci si affida a dei concetti quindi Barack Obama è una persona e New York City è una città per esempio e quindi i meccanismi che vanno bene per 20 città dovrebbero andare bene per tutte le città e questo per, quindi per gli animali, per le persone eh, o, o volendo andare a grana più fina per eh, il, gli avvocati, per i calciatori per, eh, le, per, per i quartieri quindi che sono cose un po' più variegate eh, la mia tesi di dottorato se, eh, si, si occupa di fare questo passaggio verso lo specifico, quindi partire da cose che funzionano bene per le città e vedere eh, se rendiamo il tutto un po' più complesso, perché riconoscere una città da una persona è un po' più facile che riconoscere un quartiere da un altro quartiere un quartiere da una regione un cioè quartiere tu gli da... dici Gallarate per esempio esatto, cioè, gli dici eh. Gallarate e lui dovrebbe capire che è, è Gallarate la città in Lombardia posizionata in Lombardia. quel punto ok e, e eh, quindi è per aggiungere questo tipo di informazione per rendere sempre più, sempre più preciso questo tipo di riconoscimento. L'avevo detto che era un po' meno divertente no, rispetto a questo. No, non è che dobbia, devi intrattenerci però, ci cioè, piace essere intrattenuti però fino a un certo punto. No, no, ma la cosa invece che, che vorrei capire è mh, cioè, quali sono, i, le, diciamo, parliamo di te adesso, cioè okay. dov'è che vanno a lavorare quelli come te? Cioè che fine fate voi? Cioè, state okay. all'università e eh, fondamentalmente eh, eh, ricercate questi modelli che poi tra l'altro verranno implementati magari dalle da grandi multinazionali che si occupano di, di traduttori o di comprensione del linguaggio o vi ritrovate pezzi della vostra ricerca dentro magari uno smartphone o un'app che schiaccio e mi produce un risultato. O eh, ci sono delle applicazioni diverse che non conosco? No, in realtà è molto vario il futuro che si prospetta. Cioè, in generale, dottorando in computer science, ma anche a quelli che si occupano semplicemente di linguaggio. Semplicemente. No, in genere, proprio, stiamo sul linguaggio, sì, sì, sì. che è una Su cosa linguaggio. che ci piace. Eh, mm. No, allora, l'interesse cioè, c'è, nel senso, i, i social media, che sono il produttore più grosso di linguaggio e di testo, Esistono, continuano a esistere e ci si fa business sui social media. Quindi avere dei, delle tecniche per estrarre informazioni sugli utenti, per esempio, e riuscire a profilarli sempre in modo migliore è. Eh, non lo sto inventando io, esiste, è una è un, è un di business che esiste da vent'anni e, e funziona e c'è un interesse industriale nel far sì che continui a funzionare sempre meglio. Quindi. Chi eh, acquisce le... c'è una, diciamolo, c'è una complicazione, nel senso che esatto, prima perché... era molto semplice profilare l'utente, adesso la privacy, gli scandali che sono emersi fanno sì che o anche solo tar... riconoscere i troll in modo automatico. Quindi riconoscere magari quanto ti puoi fidare di un certo utente sulla base di quello che scrive, o riconoscere le fake news. Sono tutte cose che sono comparse nell'ultimo anno su sui social e, 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 che devono, sono essere migliorate, e devono essere migliorate devono funzionare per e, tutte le lingue e, e tra l'altro mi interessa qui la tua opinione nel, mm, nel senso che l'impressione uh, da fuori che i padroni dei social network trovino tutta questa parte uh, fastidiosa um, io ci ho scritto un articolo sul fatto che LinkedIn sta sperimentando negli Stati Uniti un tasto no politics no, che uh, Permette agli utenti di filtrare contenuti politici. Perché? Perché, eh, insomma, le fake news, la politica, oltre ad essere magari nel caso di, di LinkedIn, non sono argomenti attinenti a quella che è la missione di LinkedIn, che è trovare lavoro e parlare ai professionisti, per cui ha anche un senso, diciamo, di vocazione del social. Però, insomma. Eh, diventare soggetti di indagini da parte di tribunali sul fatto che sulla propria piattaforma ci siano contenuti falsi eh, e manipolatori è un problema per chi per esempio come Facebook eh, vuol farne un, un posto di sì. intrattenimento dove gli amici incontrano gli amici che non si trovano da tempo no? per cui la comprensione eh, di, di quello che una persona vuole realmente dire se lo sa è strategica ma è anche un, esatto. un problema gigante. Sì, eh sì, è molto attuale ed è di, ed è di interesse sia per l'utente sia per la piattaforma. Per la piattaforma chiaramente perché vuole far sì che l'utente si fidi della piattaforma e questo può prendere direzioni di ramazioni molto varie, eh, però prima di tutto per andare per anticipare delle possibili cause legali che tu stavi evocando. Uh, perché appunto un conto è la responsabilità di chi un'informazione la immette in un social network. Un, un conto è come il social network la gestisce, e io non sono un giurista, quindi non mi espongo più di tanto. Però, chiaramente, non è che se io scrivo su Facebook è solo mia la responsabilità, Facebook, il mio messaggio, lo deve gestire, e quindi la scelta di lasciarlo dov'è o di oscurarlo ce l'ha. Ok, quindi questo è un, eh, sì, è un problema. È una, è una cosa da gestire. Si stanno scrivendo leggi a livello di Unione Europea, a livello di Stati Uniti, e quindi è molto utile. Dal punto di vista dell'utente, è utile perché avere un feed pulito senza fake news è una cosa che tutti vorremmo. Magari qualcuno vuole solo fake news, eh, però comunque va incontro all'interesse dell'utente. Per riagganciarmi alla tua domanda di prima, quindi la. La, la carriera all'interno delle grandi industrie, dei, dei grandi player, c'è sicuramente perché l'interesse è molto vario. Eh, la carriera accademica, chiaramente, c'è perché comunque quello che si sta vedendo più a, a livello mondiale, non, non eh, a livello italiano, ma quello che ho visto io nella mia breve carriera, è che le grandi, cioè più le aziende sono grandi, più hanno interesse a interagire con le università perché l'università è più libera di fare ricerca mentre le aziende sono vincolate al dover monetizzare quello che fanno. Quindi si iperspecializzano e perdono un po' il focus sulla visione generale, cosa che è diametralmente opposta a quello che si fa in università. Si tiene sempre il focus sulla visione generale e si lascia che le aziende si iperspecializzino. E quindi per questo le aziende cercano l'università e l'università cerca le aziende perché... Uh, l'università ha l'expertise di riportare sulla via le aziende di reintrodurre a un nuovo utilizzo dei dati per esempio di uh, dare un parere su come si sta muovendo il mondo mentre invece l'azienda dà la possibilità all'università di effettivamente avere il potere di fare le cose, avere la forza lavoro di mettere in piedi sistemi che funzionano che non vengono retti da pochi ricercatori come funzionerebbe invece l'università quindi è un interscambio anche molto fluido cioè ci sono casi in cui si rimane un po' all'università, poi si va a lavorare, poi si ritorna all'università. Ci sono persone che lavorano per Facebook ma fanno unicamente ricercatori. Quindi ci sono centri di ricerca che sono, ehm, che sono, come si dice? Che sono finanziati dalle aziende, ci sono centri di ricerca insieme alle università. E, e, e qual è in questo momento la parte dove i, i più bravi stanno, si stanno concentrando? Cioè, eh, volendo fare insomma, a mappare, diciamo, eh, il mondo straordinariamente articolato della data semantica, no? eh, Qual è il, in questo momento, sia a livello di business, magari sono due cose diverse, che a livello invece di ricerca pure, i due ambiti che sono il sacro graal, della, della comprensione del linguaggio, la comprensione automatica del linguaggio e, e invece de, del business su, su cosa è allora. che, che molto probabilmente verresti impiegato ecco, una volta allora, uscito. Cioè, io penso di non avere una risposta, perché a, a livello di, cioè, se io parlo con altri ricercatori che lavorano nell'NLP. Ci capiamo parlando di task, quindi di problemi che stiamo andando a risolvere. Io appunto studio il linguaggio, studio l'estrazione di informazione, c'è chi fa traduzione, c'è chi fa question answering, quindi i chatbot, uh, c'è chi, chi fa summarization, quindi genera sintesi di testi più grossi. Cioè ci sono tanti problemi che vengono affrontati dai ricercatori e non so quale di questi task sia il maggioritario perché tutti hanno delle ricadute di business e quindi esistono delle società che sono interessate a ciascuno di questi task eh, e a farlo funzionare bene perché ci si può far su un'idea di business e ci si può eh, guadagnare lo stesso appunto i big player quindi Facebook e tutti gli altri social network sono interessati un po' a tutti questi task chiaramente alcuni più di altri cioè eh, appunto LinkedIn magari sarà meno... Eh, orientato a fare delle, non lo so, ehm, a fare delle, delle, delle sintesi, perché i post certo. lunghi non sono qualcosa che succede su LinkedIn, cosa che invece succede su Medium, che è un altro social network, dove i post lunghi ci sono e sarebbe comodo avere un sintetizzatore. La traduzione è per quei social network che vogliono essere utilizzati da più gente possibile e che hanno interesse nel mettere in contatto gente che, che parla lingue diverse. Però io non vedo, magari sono io che, che, ho, che sono un po' miope, ma non lo so, eh, non vedo un, un task maggioritario in cui c'è maggiore interesse. E, e la prima cosa che arriverà di cambiamento a livello, diciamo, pop, pop cioè di utente digitale o di utente aziendale, cioè il primo. Sei, tutti, tutti questi processi sono avvenuti per, per piccoli salti, no? cioè, sì. se, di fatto poi l'evoluzione di queste tecnologie non è mai una linea retta, a un certo punto si risolve un problema e ce ne accorgiamo usando i, vago, i vari smart speaker, no? all'inizio i primi modelli, se gli dicevi eh, prenota al cinema domani, andava in confusione perché non riusciva a mettere insieme il contesto del, del cinema e quindi andare a capire dove andare a schiacciare il pulsante. Adesso hanno imparato un pochino di più, fanno sempre una fatica bestia, però è, è un, hanno compiuto qualche saltino, per cui una frase con una, diciamo, una causale la capiscono, no? eh, o capiscono che se dico cinema intendono la prenotazione di uno spettacolo a Milano, perché io parlo di Milano e quindi danno le, le, alcune informazioni che, danno, che noi diamo per scontato, loro riescono a esplicitarle. Ecco, questo è stato un grande salto che è stato fatto negli ultimi 4-5 anni. Qual è il sì. prossimo saltino? Secondo me è ancora lì, nel senso, cioè quello, okay. che, vedrà, cioè quello che la società comune vedrà, eh, cioè quello, su, quello che impatterà di più la società comune nella mia personale visione, è appunto la presenza di assistenti. Sempre più uh, sofisticati, quindi assistenti che funzionano davvero, non che come adesso, se gli faccio una domanda mi risponde, se gli faccio la stessa domanda parafrasata, non mi risponde, perché in questo momento l'assistente, eh, quello che ho io in casa, eh, quantomeno, ragiona molto per parole chiave, per frasi strutturate in un certo modo che sono legate a una singola azione da fare, e quindi se gli dai appunto lo stesso concetto fatto in un, in un modo diverso, non funziona avere anche, anche solo questo saltino in cui ci si può rivolgere all'assistente in modo più vario possibile, quindi senza dover imparare come interagire, ma è lui che deve imparare da me, eh, sicuramente, sicuramente aiuterebbe perché aprirebbe a un sacco di occasioni di utilizzo che magari non ci immaginiamo neanche, cioè dalla da persona che li usa per, per fare la lista della spesa, ma mentre cammina, quindi anche se c'è rumore intorno, eh, che lo usa dal telefono, ma si collega a casa. Alla, alla persona che ci lavora invece, quindi organizza i meeting, alla, alla persona che si fa dire le notizie, cioè, meglio funziona, più applicazioni verranno create, e, essendo che è un tipo di interazione, quella vocale e quella auditiva, che è molto poco presente nella nostra vita di tutti i giorni. Adesso noi ci, ci interfacciamo con le dita eh, e poco con la voce, penso che probabilmente il, il cambiamento più grosso sarà lì. Quello più vicino, poi magari succederà da molti anni. Comunque, però è, da, è quello che ti aspetti per chiudere un momento, momento intimista, diciamo di su di te, cioè, ma a te chi te l'ha fatto? Cioè, perché hai scelto di entrare? Cosa volevi fare da grande, veramente? Cioè, qual è il legio? cosa voglio ancora fare da grande? Perché vero, cioè, non ma, però, che di... cosa ti ha condotto lì? Perché è una cosa che insomma Data Jobs è anche il suo momento più alto, cioè è anche cercare di capire le traiettorie di alcune persone che lavorano con i, con i dati, che non è esattamente il campo più, più semplice, più immediato, no? soprattutto per, per, per le, le vecchie generazioni, ma anche per voi. Cioè, allora, la, la domanda non cosa... è sul dottorato, ma sull'informatica. E quindi, esatto, mi hai già dato una risposta. No, non so da come me l'hai posta, perché posso risponderti perché ho fatto il dottorato o perché ho fatto informatica nella mia vita. Perché hai fatto, esatto, no, partiamo da prima. Perché, cioè, perché informatica, e soprattutto perché poi, sai, informatica si va dalla cyber security, no? cioè all alla, alla progettazione di un sistema di difesa, a eh, creare dei software aziendali. Cioè, perché, esatto, informatica e poi comprensione del linguaggio naturale. Ma ah, una okay. risposta po' più intera me cioè, sì, sì, sì. se, se potessi metterei una musichetta anche di quelle no? Cioè, <ride> no, potrei barzullo. parlarne per tantissimo tempo perché ho deciso alle medie che volevo fare informatica Cioè, mi è ah, piaciuto vedi. da subito, quindi è stato proprio <ride> un, un interesse per una cosa che mi piaceva. In più vedevo, già 15 anni fa che c'è cioè, il mondo: alle di... medie, scusami, alle medie cosa vuol dire? Cerchi di crearci cioè, almeno per noi il contesto. Cioè no, ho finito la terza medie... media e mi sono iscritto a un istituto tecnico eh, informatico. Quindi... Eh, ma quanti anni hai, scusa, adesso, fammi 13. capire? Vedo... Eh? 13. Io adesso ho 26, ai tempi ne avevo 13. Ok, quindi <ride> 26 meno 13, quindi stiamo parlando che tu alle medie eri. Eh, insomma. 2005-2006, no? Cioè, sì, sì, 2007, sì, sì, 2007, sì, sì. 2007, ok. E avevo Quindi, già insomma... un interesse per l'informatica e vedevo comunque che il mondo c'era... Cioè, no, ti sì, sai sì. perché ti faccio questa domanda? Perché io e Gianotti, a 13 anni, cioè, non avevamo né lo smartphone, adesso una storia sì. da, beh, da, da beh, archeologo, beh, però io, nel senso io... che l'informatica non sapevamo... Non esatto. la scrivamo, esatto. cioè, Io, diciamo, non, non avevo lo smartphone a quei tempi perché non era ancora stato annunciato. Ma avevo già le console, avevo comunque i computer funzionavano un po' meglio. Ehm, no, non avevi... avevi lo smartphone collegato a Imp? Perché è il 2007 l'iPhone. Uh, Aspetta, facciamo i calcoli. Vabbè, però magari l'iPhone non ce l'aveva. Eh C'era, ma non era così diffuso. C'era, non è, no, certo, però, era. C'era L'idea di connettersi con un computer tascabile no? a internet è arrivata quando tu eri le medie da, da quelle parti lì. Ecco. Sì, 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 sì. sì, sì. I primi telefoni con internet erano. Stiamo così. creando contesto, eh? cioè, stiamo <ride> esattamente facendo il mestiere. Andiamo facendo gli affari tuoi. Poi anche un pochino no, eh, ah, fondamentalmente. Quindi in questi termini va bene. Uh, no, avevo un interesse personale perché mi piace la disciplina, fortunatamente, ma anche un interesse nel capire quello che mi circondava, e cioè, questo l'ho chiaramente capito dopo. che cioè Più sono diventato grande, più ho avuto interesse nel capire come funzionavano, uh, come funzionava questa tecnologia che stava diventando. Uh, Quindi, computer, diciamo, è stato sì, fuori. sì, sì partendo dai computer. E poi, una volta capiti i computer, capiti? Un parolone. Certo. Una volta studiati i computer per molti anni, e quindi parlo della fine dell'università, l'ultimo anno di università, quando ho dovuto decidere su cosa fare la tesi, e poi per il mio, eh, per il mio interesse, comunque, su cosa fare il dottorato, eh, ho deciso di, di studiare il linguaggio perché anche lì. Per interesse cioè il linguaggio è una cosa completamente opposta dall'informatica se, se vogliamo guardarlo. E guarda, che ti e... ho fatto esattamente questa domanda per questo, cioè eh sì, perché sì. di fatto è la parte, eh, se vuoi, meno quadrata di un mondo quadrato come quello dell'informatica. Sì, perché il linguaggio non è stato no? definito a tavolino, come invece tante altre cose esatto, sono state definite a tavolino. Esatto. E... E anche, cioè, come dire se posso anche aggiungere mi pare di capire che tu poi hai scelto un istituto tecnico giusto quindi non formazione... sì, alle superiore ho fatto 5 anni di istituto tecnico, tecnico. Poi quindi c'è neanche voglio dire c'è da dire che magari uno ha avuto eh, un confronto studentesco con i classici per cui alla fine poi mh, legittimamente ha fatto altre cose Però, insomma è un bel, è un bel percorso è un bel curriculum un bel Bella Speriamo. sfida insomma, avere a che fare con il linguaggio. No, è sì, certamente sì. interessante. Eh, è certamente no, interessante eh, a me piace perché la vedo come una sfida molto grossa, perché è una cosa molto difficile. Cioè, sì, imparare una lingua è difficile per noi, figurati per qualcuno che non parla eh, come computer. E la vedo poi come una cosa molto interessante, cioè è in comune con tanti ambiti perché appunto poi, si, poi ricade sui social media ma ricade anche sullo studio di chi la lingua la usa ma ricade anche sulle cose che è possibile fare, cioè ci ha permesso oggi di fare dei discorsi in cui di informatica ho parlato davvero poco e questo, questo mi piace no, perché... cioè dal mio lavoro voglio essere molto vario, voglio essere molto pervasivo per riuscire a infilarlo in tante cose che magari iniziano a interessarmi e dico, ah, ok, potrei fare le cose che so, in quel modo e nel linguaggio ci ho visto un po' questo. E poi, beh, chiaramente, l'interesse nel capire come funziona, funziona sì. l'apprendimento, perché apprendiamo attraverso il linguaggio dei nostri genitori e dei nostri maestri. E quindi ci ho visto anche quella parte sull'inter. Sulla, sulla psicologia Vabbè, però, però un po' presto per perché parlare. quello che intendeva Gianotti io faccio diciamo che poi il mio lavoro è anche quello di essere il suo vato e il suo oracolo era che segeta, ecco, è, segeta, segeta, segeta. è che non serve sapere il latino e il greco per poi appassionarsi alla struttura di un linguaggio sì, che è una cosa è no ho detto esatto. giusto cioè sì, che in esatto. questo caso qua l'interesse non è nato dal fatto che So, e anche il Quantico antico, possiamo dire così. E anche il seriaco antico lanciando un messaggio. Però, insomma, eh, grazie, grazie Manuel Vimercati. Tu, tra l'altro, Manuel Vimercati, sei chiaramente di queste dell'Ombargo. Sì, sì. sì. Ci sente anche dall'accento? Eh, sì, anche dall no, <ride> così racconta racconta. ogni tanto sai, siccome siamo due vecchie curiose, io vedrei, due vecchi curiosi, cioè ci, ci appassioniamo anche ai cognomi quindi da dove che vieni tu, <ride> tu vieni, se... eh. va bene. Allora, Manuel, mi raccomando, quando compierai questo saltino tu e i tuoi colleghi, il tuo team, dici guardate, adesso. Il vostro smart speaker sta a fare una cosa in più. Grazie anche a noi. Ci chiami e ci torna a raccontare esatto. tutto. Spero Va presto. Bene. allora. Grazie, ciao. A, tutti ciao. a voi. Tutti. Grazie, ciao.